Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, tante emozioni ieri sera. Ci siamo decisamente provati. Questa è la botta più incredibile dal primo live ad oggi. Cazzo, sono qui, non senza difficoltà, non senza crisi isteriche. È stata una cosa incredibile. Eliminazione di qua e di là, colpi di scena. Sono ancora molto confuso in realtà. Un po' di tensione devo dire che c'è stata. Inaspettato, insomma, quello che è successo, ovvero noi che passavamo senza nemmeno senza andare al ballottaggio. Nika e Caracas vanno allo scontro finale con Vale LP e Lendrigo. E questo ballottaggio veramente... veramente wow. Ci sono nomi tipo Endrigo e Nika che non mi aspettavo di vedere là. Siamo super contenti di esserci salvati al ballottaggio, però ci dispiace veramente un sacco per Valentina. Caracas, che dire ragazzi, sono stati eliminati nella puntata in cui hanno fatto la loro migliore esibizione. Vale non è più qui, non c'è la mia insegnante di napoletano, ma sono sicura che dopo X Factor ci rivediamo. Bisogna cominciare pian piano a uscire, andare a casa. Può succedere a me, può succedere a te. No, a te non può succedere perché stai già a casa, furbetto. Eccoci qua. Buongiorno. 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 Andiamo, dai. Andiamo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stiamo aspettando Emma e... senza Vale. Svegliarsi senza Vale è impossibile. Però sei sveglio, quindi. Sì, però forse non sono così sveglio. Voi. Adesso facciamo rock and roll. Dai, come oggi? Meglio dell'altra volta, secondo me. Vedi, ragazzi. Beh, mi permetto, al quinto piano. Che carini. Dice. Secondo voi cosa dice del ballottaggio, Emma? Secondo me è serena. Quanto era non serena? So, vale. Secondo me è un po' ci cazzia, perché... perché ci siamo fatti prendere un po' dall'emozione, intendi? Vedi qua. Emma, ci manchi. Manchi, Emma. Torna. Emma, ci manchi. Subito. Buongiorno, miei cari vicini. Mi è piaciuto questo zinc di questa risposta, ragazzi. Entro serena da loro perché dobbiamo riscattare le persone che sono uscite, continuando a lavorare il doppio anche per loro. Questo è lo spirito di squadra. Eccoci qua, ragazzi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Ho sentito Vale stamattina, subito, appena mi sono svegliata. Sta tranquilla, io ero veramente ero più preoccupata per voi. È dura. Ma il colpo. Però quando c'è una personalità artistica e si spegne una macchina come X Factor, fuori si vedono poi i risultati. Quindi l'obiettivo è continuare a martellare su quello che siete voi veramente. L'unica cosa che deve continuare ad andare avanti è la musica e la propria espressione personale. Dobbiamo continuare a martellare e a raccontare chi sono Lendrigo, chi è Gianmaria. Scrolliamoci sta angoscia, sta depressione, sto dramma e combattiamo il triplo. Esatto. Lo show è bello, cioè aggiungi le cose, è bellissimo se lo facciamo qua, quando dobbiamo farlo. Però appunto è bello se immaginando di levare tutto funziona ancora. Voi ve la siete vista brutta ieri sera? Troveremo al ballottaggio di questa sera Lendrigo. Paradossalmente è stato il momento più emozionante e più divertente. Mi è piaciuto tantissimo come avete affrontato quel momento,
con grande educazione, con grande rispetto nei confronti di tutti, dei giudizi, senza tanti divismi e senza cose che secondo me potevano risultare fuori luogo. Quindi complimenti allo stile. Grazie, grazie. Ci eravamo detti, se deve essere davvero l'ultima, facciamola come se fosse un nostro concerto. Quindi ci siamo mossi un po' come volevamo, magari non siamo stati proprio precisissimi. Diciamo che se avessi voluto cantarla perfetta non avrei mai dovuto girarmi verso gli altri e invece sono stato molto felice di farlo varie volte. Quello è rock and roll. Vero. Vai, quindi ci vediamo le Endrigo. Mandala. Certi uomini vivono per i saldi. Gabriele è stato molto bravo. L'interpretazione, il sentire quelle parole e dare peso a tutto quello che stava dicendo era molto importante. E tutto era incollato. Io so che sono venuto dalla fica, so che lì voglio tornare per avere l'illusione, l'impressione. Senti un suono unico, la voce è impastata con gli strumenti usano la stessa dinamica di Gabriele, sono incollati a lui, queste sono le band. Per dimenticare ogni mio giorno ed ogni notte della storia. L'avete fatto molto bene, perché siete una vera band, questo va riconosciuto, a differenza di altri. Però chi siete voi, mi chiedo io, delle tre Endrigo che abbiamo visto, perché sembrate inseguire quasi il consenso. Non scriviamo punk, non scriviamo pop, scriviamo canzoni e se una canzone deve essere con un vestito glielo diamo. Quindi continueremo a fare quello che è adatto al pezzo e quello che è adatto a come vogliamo raccontare quelle parole che ci sono. Perché io vivo, perché sono un animale. Bravo, che bravo. Bravo Gabri. Allora, ragazzi, tanto allora, come la metti è sbagliata, perché fate lo stesso suono che vi ha caratterizzato il primo giorno e la formula. Fate i voli pindarici da Cose più grandi di te, La Carrà, Bianconi, Chi siete? Quindi capite che non c'è una coerenza nei commenti. L'Endrigo sono questi ragazzi qui, sono questi musicisti che si stanno confrontando con mondi musicali diversi pur mantenendo la loro attitudine. Altrimenti che palle sentire sempre la stessa roba. Le persone stanno apprezzando il lavoro che state facendo, perché è evidente. Ma se non stavate qua così? No, ne siamo scesi super contenti. Se un pubblico sceglie di salvarti è perché ti apprezza, è perché ama la tua musica. E questa è una cosa bellissima. Ma... ci vediamo Giamma? Giamma. Dai. È una questione di quantità. Gianmaria con Io sto bene si è proprio liberato. Le canzoni servono proprio a questo, a tirare fuori quello che sentiamo veramente dentro. Lui aveva bisogno di questa esplosione ed è stato veramente un gran momento. Non mi dispiace neanche tanto perché sto canato. Mi sono divertito, però è stato più uno sfogo quasi di rabbia quel momento. Io sto bene, io sto male, io non so dove stare. Ecco come si deve urlare, ecco come si deve muovere, ecco come si deve trasformare un pezzo, una nuova anima, ecco un concorrente di X Factor che è una figata. La tua nonna domenica sei l'anticristo. È una formalità, è una formalità. Quando noti, diciamo, il quadro dall'esterno, mentre anche viene dipinto, sei uscito, diciamo, dalla visione, hai apprezzato il tutto, quindi sono felice. Non vado al cinema, non faccio sport. Per una volta mi hai rimutato un pugno alla ballerina, per fortuna. Beh, no, Giamma? Sì, sì. Ero nero. Eri nero? Ero nero quando sono salito. Perché? Dai, perché... Lo so, raga. Però... No. L'hai messa dentro, sto figo. Capisco il malessere di non ritrovare una persona che amiamo, però in realtà assolutamente dobbiamo... non dobbiamo piangerci addosso. Cioè, ieri proprio ha cambiato come viviamo il programma. Anche secondo me. Ma anche a me. Molto più... cioè, ci andiamo concentrati, ma con una leggerezza Queste diversa. Sono belle notizie.
Tanto più andiamo avanti, più il meccanismo è sempre più brutale, feroce. E infatti la prossima puntata ci sarà giro di giostra di inediti, televoto, stop al televoto, uno secco a casa. Ok. La cattiveria. Così, proprio per mettersi comodo. È crudele, è brutto, però è una gara e stiamo a vedere. In quel minuto, proprio bordello, totale. Certo. Ok? Sì. Poi ci sarà una manche, ballottaggio, seconda eliminazione. Io non ho assolutamente più paura di cosa succederà alla quarta puntata. E non vuol dire che non ci teniamo, ma proprio è cambiato. Prima o poi si esce. A questo punto qualunque sfida hai davanti, l'affronti. Sì. Chi saranno, Lendrigo, la prossima settimana? Vediamo un po'. Li mandiamo in Spagna? Rosalia, malamente. Bene, bene. Fiata, fiata. Bene, bene, bene. Come in spagnolo? Mucho. Stanno imparando ad inserire altri suoni. Questo significa farsi influenzare, no? Malamente. Toccare tutti i mondi e decidere di rubare quello che ci interessa per portarlo nel nostro. Così non si rimane un progetto discograficamente piatto, ma si cresce, si cresce, malamente. Si cresce. Parola d'ordine è solo una. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo duri, mucho duro. Tu devi vivere con questa roba nelle orecchie da qua fino a giovedì. Sì. Ovvio, la prima cosa sulla quale ti attaccheranno è sicuramente la pronuncia. Sì. Però se puede, a se puede, se puede. Se puede, se puede. Spagnolo c'è. Tu lo sai lo spagnolo. Io so questo spagnolo di questa canzone. Quindi tu se parli con uno spagnolo puoi dire solo le parole posso che posso dire rimane. Solo malamente, anche Noetia Bonita. Io posso dire solo malamente. Caro Gianmaria. Caro Gianmaria, se qua il fuoco è dimostrare la stessa attitudine, la stessa personalità in mille mondi diversi, nel tuo caso l'obiettivo è tu che a 20 anni prendi le canzoni che hanno fatto la storia veramente della musica italiana, le riscrivi rimanendo comunque a tema. Quindi, Stella di Mare, Lucio Dalla. Noi sempre cose semplici, ragazzi. Beh, pezzone, dai. Che... Mamma mia. Non ci bastava aver scomodato Vasco Rossi e i CCCP, andiamo a scomodare il grandissimo Lucio Dalla con Stella di Mare, con una versione ovviamente poi rielaborata da lui, e vi posso assicurare che l'effetto è straordinario. Rischio un'eliminazione con questo brano, ha un po' di altalene, di note, richiede uno sforzo vocale che può essere grande, può essere piccolo, non mi interessa, però per me richiede uno sforzo vocale e... voglio far vedere che sono in grado di fare anche questo. Gli obiettivi sono chiari? Chiarissimi. Gli obiettivi sono chiari? Gli obiettivi sono chiari! Chiarissimi. Dobbiamo continuare a lavorare mantenendo un'identità. State promuovendo la vostra musica. Questo vi deve interessare. Però se volete riscattare il principio di questa squadra e di quanto la gente si è messa e si sta mettendo in gioco, abbiamo solo un modo per farlo: il palco. Bisogna rimanere saldi su quello che è il motivo principale per il quale sono venuti qua dentro. Dire al mondo: ciao, io esisto e voglio fare questo mestiere. Se vi va, aiutatemi. Ecco, questo dobbiamo fare. You could give me chills on a summer day. Salve. Salve. Stiamo aspettando Mika. Vediamo cosa lui mi critica. Secondo me è andato bene, però secondo me saranno ancora più fragili. Perché... Facciamo poi gli ascolti per la prossima settimana. Però te la sei cavata bene al ballottaggio. Fatto con stile. Sì, sì, sì. Buongiorno! Buongiorno! La mia squadra! Come state? Vieni, vieni, abbracciami. Sei stata forte. Hai tirato fuori la tigre. Sì. Sì, tu sei la tigre. Ciao. Ciao. Sei stato molto bello. Sono felice di vedervi. E Taketo anche. Il terzo live è stato molto intenso. Pieno di sorprese inaspettate. Allora, per te è andato bene, Fello?
Sì. No, non poco. Fare questo sì, sì. Sì, poteva andare meglio, però... Sì, è vero, però è andato bene. Vediamo i commenti. Bravo, ma non mi arriva. E poi vorrebbero sentirmi in italiano. Ah, ok. E i tuoi commenti come sono stati? Ho visto, bravissimo, purtroppo l'emozione che Justin Bieber dà a questa canzone è un'altra cosa, manca l'emozione. Mm. Non c'è emozione, manca l'emozione, tutto così. Secondo me l'emozione c'era, tu devi veicolarlo di più. Vediamo la tua performance. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Mi sono reso conto che mancava quella potenza, mancava la precisione vocale. Hai capito la precisione? Sì, sì, sì. Quando fai una cosa così nuda, così precisa, deve essere perfetto. Qui è bello. Ti sei sciolta. Guardando la mia esibizione, l'emozione c'è. Volevo piangere, ma mi sono detta di non piangere, ma di cantare, di cantare, di cantare. È bellissimo, è un film. È fighissimo. Devi essere molto orgogliosa. La cosa che ti manca è questa muscolatura vocale che ti aiuta a sopportare l'emozione quando arriva. Però comunque è stato bellissimo. Grazie. Io mi voglio concentrare su di me perché voglio fare questo lavoro. Vi faccio vedere che io posso cantare, non sono una che non può cantare. Nonostante la bellezza di quello che hai fatto, sei arrivato in ballottaggio. Il primo concorrente della seconda manche ad andare al ballottaggio è Nika Paris. Okay. Mi dispiace molto. Ballottaggio. Non mi aspettavo il ballottaggio. Va bene? Sì, andiamo. È quasi più importante l'energia e il canto e quello che loro comunicano che il pezzo. Guarda, non c'è una scenografia e stai facendo tutto il tuo mestiere. Lei è tranquilla, hai imparato, stiamo andando avanti, è fighissimo. Questo momento era il mio preferito momento di tutta la puntata di tutti i concorrenti. Il tuo segreto, il tuo futuro e tutto il tuo potenziale è lì incapsulato, dimostrato in quella performance di quel ballottaggio. Devo cantare come quando ho finito il ballottaggio. E così, questo, basta. Dolce, ambiziosa, forte, toccante. Sorridente, graffiante. È tutto quello che noi dobbiamo adesso spingere per andare avanti. Io posso essere dolce, posso essere determinata e sono felice veramente perché sono nella quarta puntata e mi sono salvata. Brava, devi essere molto, molto felice. Sì, sono felice. Molto. Molto felice. Fello, vediamo la tua performance. Bene, l'emotività credo sia uscita abbastanza. Il contrasto fra la parte un po' di incubo e tu romantico, cantante di fronte, questo contrasto funziona da Dio. Già avevamo la sfida che il pezzo non è molto conosciuto, già avevamo la sfida che il pezzo è complicato musicalmente, è un pezzo alto. La performance vocale avrebbe dovuto essere molto più impressionante, molto più controllata. Oh, avete sofferto la stessa cosa voi due. Con l'emozione ha destabilizzato il canto. E quando scegli di portare un pezzo che non è facile per il pubblico italiano, tu devi essere perfetto nel cantato. Perfetto.
credo di essermi adagiato, però è inevitabile. Se uno va, cioè si sente continuamente dire sei bravo, sei bravo, sei bravo, uno dice sono bravo. E invece dimostrare, soprattutto in una gara, sempre di più credo sia importante. La settimana prossima non possiamo permetterci di avere una nota fuori di dove dovrebbe essere. La precisione. Questo è un mestiere. Adesso abbiamo presenza palcoscenica, abbiamo emozione, dovete cantare bene. Torniamo a una cosa che esiste da sempre e esisterà per sempre. Dobbiamo sottolineare l'importanza del canto. La quarta puntata ci sarà... La giostra. Cos'è la giostra? È una presentazione di tutti inediti, però dei cut molto corti, uno dopo l'altro, di tutti quanti i concorrenti. Poi alla fine della giostra, fum, un no eliminato secco. Ma subito. Ma all'inizio? Sì, all'inizio della puntata. Sono arrivata fino a qui, devo arrivare fino alla fine e vediamo cosa succederà. Devi fare quello che hai fatto nel ballottaggio e tu invece devi trovare una maniera di essere così. Fum. E la felicità funziona. Festeggiare senza paura è fondamentale in una giostra. Poi, dopo quella eliminazione, ci sarà un'altra manche di cover e poi un'altra persona sarà eliminato, che ci porta a due eliminati nella quarta puntata. Dopo eliminazione, con un giro di inediti velocissimo all'inizio, quindi lì o dai il massimo o ci salutiamo. Cosa canti per la quarta nei cover? Le cover Anche Fragile di Elisa. Una bellissima canzone di una cantante che mi piace tantissimo. Ascoltiamo un pezzettino del tuo lavoro. Tienimi su quando sto per cadere. Tu questo è un pezzo prodotto da Elisa e il nostro produttore Tacchetto. Ma portami al mare a ballare. Sono contento di portare finalmente un brano in italiano. E lo aspettano tutti da un po'. E lo aspetto anch'io in realtà, perché comunque siamo X Factor Italia. Perché lo canti? Perché è un brano, parla d'amore, ma non è tragico, nel senso è speranzoso. Ok. Parla di speranza, della fiducia di due persone con forse una storia già alle spalle. Bellissimo questo pezzo. E anche la melodia è bellissima. Sì. Dunque, puoi veramente fare una performance di canto. Con questa canzone Fero può portare in avanti tantissime diverse qualità. Cosa canti? Dernière danse d'Indila. L'ultima danza, dernière danse d'Indila, in francese. Sì. Ok, ascoltiamo un pezzettino. Questo pezzo ha delle sonorità, anche un po', ma bulgari. Sono questi... Il pezzo ha questo mix che è molto presente nella musica francese, dell'orientale con il francese. Un pezzo bellissimo, ma bellissimo. Non è molto conosciuto in Italia, lo sai? Sì, lo so. Ok, allora perché vuoi presentare questo pezzo? Perché è un pezzo che mi è piaciuto la prima volta che l'ho sentito. Così ti è arrivato? Sì, così mi è arrivato. L'ho sentito e mi è piaciuto. E in Bulgaria è stato un hit, veramente, tutte le radio. Qual è l'obiettivo per chiudere tutto questo? Per te, Fello, questa settimana io voglio l'interprete, il cantante. Sei pronto? Sì, sono pronto. Bene. Il mio livello di preoccupazione al momento è al 60%. Se inizio adesso a essere in ansia non lavoro bene, quindi me lo nascondo proprio. E tu? Quella luce del ballottaggio della settimana scorsa, quell'atteggiamento, è questo. È proprio bah, quella luce, questa è la mia luce. Guardate quello che io posso fare. Noi siamo una squadra forte. Andiamo avanti con coraggio. Va bene se i commenti sono strapositivi e anche negativi, è normale, vuol dire che stiamo provocando almeno qualcosa senza superficialità. Dobbiamo essere felici e dobbiamo fare il massimo che possiamo. Andiamo!
Diamo un senso a questo momento. A turno uno fa una roba e gli altri due devono rifare uguale. Dai, bello. Bello. Pensavo di mettersi in difficoltà, però. Devo fare tutto un po'. Ma posso fare tutto sul solito robo? Io non ho mai usato questo oggetto. Sentiti libero di dare. Perfetto. Ma ti sei accorto che c'è una televisione là dietro dalle tue spalle? Sì, ora che me l'hai fatto vedere, ci picchia. Oggi, quando sono stato convocato nella sala, ero veramente convinto che ci sarebbe stato un contest di batterismo, che tra l'altro stavo vincendo a mani basse. C'è una telecamera, c'è zoom aperto. Oh mamma, no, sei emozionato. Spettatore. Ah, dove c'è un nome? Dove c'è un nome? C'è un nome. Ciao ragazzi. No, stupenda, stupenda. È ripartita. Come stai? Tutto bene, voi come state? Ora siamo ora siamo cielo. Io vorrei dire che non me lo sarei mai aspettato, ma sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei tarocchi. E intanto possiamo dare del tu? Beh, se mi date lei ti picchio. Che comunque sarebbe un sogno anche quello. Sono ancora impazzato. Mi sono messo le panne di questa povera donna che ha questi quattro elementi evidentemente da evitare, che hanno creato un caso dal niente. Conosci com'è nata questa diatriba sul tuo conto? E soprattutto, ti abbiamo fatto paura oppure stai prendendola ancora a ridere? Ma guarda, io mi sono molto divertita perché mi ha chiamato praticamente questa mia amica regista e mi dice: sai, bene, grazie, ti hanno coinvolto in una cosa. Poi sono andata a rivedere e ho visto. E da lì poi ho mandato un messaggino anche a loro perché sono deliziosi. E comunque, a parte Elio che è il mio cuore da sempre. Ecco! Che colpo! Avrei voluto essere lì, ma sono in teatro, quindi non riesco. Poverina, lei voleva solo darci un po' di sostegno. Io gli chiedo scusa, scusa Maria, grazie. Ieri mi avete fatto venire un colpo, vi devo dire che poi stavo lì col telefonino a piccare tipo una teenager. Inchiniamoci. Magari si è salvato la vita del abbastanza. Magari c'è un voto, 51%, è proprio sì. Grazie a lei. Da adesso in poi tocca solo guardare il futuro, andare avanti. Una volta che arrivi lì, 1, 2, 3, 4 puntate, cambia poco. Ormai bene, ce l'avete fatta. Anzi, grazie, ogni puntata è un ostacolo a venire a vedere il tuo spettacolo. Ricordarci che essere arrivati fin qui significa che c'era la materia prima. Che è stato anche un bel promemoria, visto che ora la gara è diventata più serrata. Ho sentito i messaggi con i ragazzi fantastici, belli. Da donna li ringrazio. Sono dei coglioni quelli che usano i pregiudizi, quindi li elimini con i fatti. Verissimo, giusto. E voi avete fatto un bel grazie lavoro tantissimo. Tutti. Vi mando un bacione, vado in teatro. Buon lavoro. Un bacio, allora. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie mille. Anche poi. In bocca al lupo. Ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, è successo? Capite cosa vuol dire questo? A parte la soddisfazione, significa che se ripetiamo tante volte una cosa, poi succede. Bravissimo. Evidentemente la redazione di X Factor ha fatto un errore fondamentale, accontentarci. Chi è che vogliamo avvicinare? No. Giurato? Cioè, io sono comunque un'età, non è che reggo queste tensioni. Serve dell'alta decompressione, mi pare di capire. Sì. Magari con un altro VIP. Luca, che ci fa sempre piacere. Luca.